di seguire più che altro la mia pancia. Capisco ormai quello che può in qualche modo piacere anche ai miei diretti interessati, interlocutori, no? L'editore che ascolta la mia canzone, più o meno capisco già quello che può colpire o meno. Altre volte magari azzardo qualche cambiamento perché magari in quel momento sono andato più su un altro genere, cercando sempre di avere un occhio molto critico nei confronti di quello che scrivo. Ho bisogno di scrivere nelle situazioni più disparate, cioè in fila alla posta, sugli autobus, in macchina. Una cosa che dico sempre è che non do appuntamento alla creatività, assolutamente. Anzi, faccio fatica quando a volte dobbiamo organizzare delle sessioni di scrittura, che anche la Universal ci organizza tra noi autori, sia della stessa casa discografica o magari anche di altre case discografiche. Ci chiudiamo, non so, per 3 giorni, 4 giorni in uno studio. Lì devi sperare che in qualche modo scatti quel qualcosa. Ad esempio, l'essenziale è nata in una sessione di scrittura, ok? Altre volte lavoro invece con dei miei amici arrangiatori che mi creano delle basi che io posso ascoltare mentre faccio viaggi in macchina, per cui sono semplici basi scarne con degli accordi su cui scrivo melodie e testo di un brano. Questa cosa ad esempio è successa con il brano di Emma Cercavo Amore. In realtà, come tutti i lavori, bisogna avere pazienza. Non bisogna avere la fretta di chiudere una canzone, perché magari a volte hai una bella idea di testo ma una melodia poco efficace, o viceversa. Una canzone che potrebbe avere un'esposizione come quella di Sanremo, quindi tutte le serate successive, da quel momento in poi magari viene slittata a un secondo o terzo singolo, avrà comunque una sua vita, però cambia, e quello non può dipendere da te. Cioè, puoi metterci... Cioè, puoi anche provarci in tutti i modi ad essere a controllare gli eventi, ma in realtà il mio lavoro in questo caso era quello di consegnare delle canzoni che poi venissero scelte e interpretate. Io mi fermo, cioè, io già sono proiettato a scrivere altre cose.